Buon pomeriggio, bentrovati alla prima edizione del TG6. Apriamo parlando dell'emergenza sanitaria. Quattro regioni rischiano di passare in fascia arancione e due in zona rossa, tra cui l'Abruzzo. Secondo i dati dell'ultimo monitoraggio disponibile, infatti, che risale alla scorsa settimana, a rischio di restrizioni maggiori ci sono proprio la nostra regione assieme all'Umbria, con l'Abruzzo che è classificato a rischio elevato. Basilicata, Lombardia, Marche e Piemonte invece rischiano di entrare in zona arancione. In bilico tra il giallo e l'arancione ci sono Friuli, Venezia Giulia, Lazio e Puglia. Il direttore dell'unità operativa complessa di microbiologia dell'ospedale di Pescara, Paolo Fazzi, ai nostri microfoni fa il punto della situazione sull'emergenza sanitaria, spiegando come le varianti stiano incidendo sull'aumento dei contagi Covid. Il servizio di Paolo Renzetti. Oramai si può parlare sicuramente di terza ondata qui in Abruzzo, comunque nell'area metropolitana, perché i numeri sono veramente tanti. Crescono i contagi da Covid-19 nella nostra regione, soprattutto nell'area metropolitana Pescara-Chieti. Ieri oltre 600 positivi, come non accadeva da 3 mesi, con la variante inglese che continua ad incidere pesantemente anche a causa di alcune condizioni favorevoli al virus, come il freddo, soprattutto comportamenti non appropriati da parte dei più giovani. Problema varianti, vogliamo un attimo spiegare, dottor Fazzi, cosa sono queste varianti e perché incidono così pesantemente? Allora, questo è un virus poi RNA, perché i virus RNA mutano ancora di più rispetto a quelli a DNA, è un virus che muta parecchio e quindi per migliorare la specie, perché è quella la finalità ultima di queste mutazioni. E ci sono delle mutazioni diciamo singole che vengono appunto chiamate mutazioni. Quando però le mutazioni, cioè virus mutante, quando però le mutazioni diventano importanti nel numero, come nel caso della variante inglese, che parliamo di 14 mutazioni a livello della porzione di genoma che è deputato alla diciamo, produzione della proteina Spike S, ovviamente il virus si definisce variante. Perché? Perché varia nel suo atteggiamento e quindi nel caso della variante inglese, brasiliana e sudafricana, perché ci possono essere anche varianti innocue, anzi noi ci auguriamo che prima o poi ci saranno delle varianti che siano meno patogene. Invece queste tre varianti che sono presenti purtroppo sul territorio nazionale e anche nostro abruzzese, cosa fanno? Hanno una maggiore infettività, quindi tendono a circolare di più. Ecco il problema delle varianti. Inoltre sembra che siano in grado di eludere il sistema di immunosorveglianza, soprattutto nei soggetti vaccinati. Quindi diciamo, se girano queste varianti, ci può essere il rischio anche per chi si sta vaccinando, che poi la finalità ultima è vaccinare il maggior numero di persone per creare una specie di immunità di gregge e per proteggere la collettività, oltre che se stessi. L'ex sindaco di Pacentro, Franco Pelini, 81 anni, per 3 legislature alla guida del paese ai piedi del Morrone, è morto a causa del Covid all'ospedale di Atri, dove era ricoverato. Le sue condizioni erano già critiche per alcune patologie pregresse. L'intero paese si è stretto al dolore della famiglia. Pelini è stato medico in cardiologia all'ospedale di Sulmona. Appresa la notizia, il sindaco di Pacentro, Guido Angelilli, ha proclamato il lutto cittadino. Proseguiamo con la cronaca. In seguito ad una lunga e difficile indagine antidroga, il Comando Provinciale dei Carabinieri di Teramo ha eseguito questa notte 3 arresti ai domiciliari. Le 3 persone in stato di fermo, tra le persone c'è anche un loro collega, il vice brigadiere Franco Caviti, che spacciava e consumava cocaina purissima. Sentiamo il servizio di Tania Bonnici Castelli.
Operai, impiegati, imprenditori, liberi professionisti, tutti incensurati, residenti a Teramo, Penna Sant'Andrea, Basciano e Torricella Sicura. Era questo il giro dei clienti ai quali Franco Caviti, 51 anni, carabiniere appartenente al comando provinciale di Teramo, spacciava cocaina purissima, a volte anche in caserma. Dopo 6 mesi di indagine molto delicata, coordinata dal procuratore Davide Rosati, gli stessi carabinieri del comando provinciale teramano hanno indagato 6 persone ed eseguiti 3 arresti domiciliari per spaccio di cocaina emessi dal GIP del Tribunale di Teramo, Lorenzo Prudenzano, su richiesta della Procura della Repubblica. Tra gli arrestati il loro collega. In esito a questa vicenda, l'altra parte di particolare rilievo è il fatto che in occasioni come queste l'arma dimostra di avere nel proprio interno la capacità di rilevare queste situazioni critiche e di muoversi per rimuoverle immediatamente. Questa indagine è stata condotta proprio perché vi erano sospetti sulla condotta di questo militare e l'arma è intervenuta immediatamente senza tirarsi indietro e vincendo tutte le condotte elusive che il militare teneva per sottrarsi ad eventuali indagini. Come dicevo prima, questa è la dimostrazione che l'arma, gli anticorpi li ha, sono molto efficaci e sono non solo tempestivi ma immediati e rimuovono immediatamente situazioni di imbarazzo come poteva essere questa. L'indagine sul carabiniere Pusher avrebbe messo in luce che Caviti, vice brigadiere alla stazione di Castelnuovo Vomano, spacciava solo per garantirsi le dosi che lui stesso consumava. Il suo tenore di vita infatti non era cambiato. Gli altri 2 arrestati sono Roberto Tarquini, 46 anni, e Antonio Tortella, di 36, entrambi già noti alle forze dell'ordine per spaccio di stupefacenti. Andiamo all'Aquila, dove questa mattina si è aperta, ma è stata subito rinviata l'udienza davanti al GUP per la gestione e la manutenzione di A24 e A25. Nel frattempo Rifondazione Comunista, che ha effettuato un sit-in fuori da Palazzo di Giustizia in mattinata, chiede che dopo il Ministero sia anche la Regione a costituirsi parte civile. Nel frattempo il Codacons lancia una azione risarcitoria per i cittadini che utilizzano la rete autostradale di Strada dei Parchi, finalizzata a far ottenere agli utenti un risarcimento dei danni per i rischi corsi sul fronte della sicurezza. È stata rinviata il 9 giugno l'udienza davanti al GUP dell'Aquila sull'inchiesta della Procura in merito alle vicende della A24 e A25 con il giudice che ha accolto la richiesta di legittimo impedimento presentata dai difensori di Strada dei Parchi e del patron Carlo Toto, ricoverato per Covid al San Raffaele di Milano. Intanto si è appreso che hanno presentato richiesta di costituzione di parte civile sia il Ministero dei Trasporti che le associazioni Codici e Federconsumatori, oltre all'Associazione Italiana Vittime della Strada. Questa mattina davanti al Tribunale dell'Aquila c'è stato un presidio di Rifondazione Comunista con il leader Maurizio Acerbo, che chiede che anche Regione Abruzzo si costituisca parte civile. Oggi c'è stato un fatto positivo, al contrario dell'udienza precedente, si è presentato finalmente dopo le nostre proteste il Ministero che si costituirà parte civile in quanto parte lesa. Ora noi diciamo la Regione Abruzzo, la Regione Lazio, i comuni, le province si costituiscano perché i cittadini utenti hanno pagato le tariffe più alte d'Italia per non avere la manutenzione dell'infrastruttura autostradale. Poi ricordiamo un'altra cosa, che è ora di porre la questione della fine della privatizzazione delle autostrade. Riprendiamoci le autostrade. Le autostrade sono infrastrutture pubbliche, sono state realizzate con denaro pubblico ed erano gestite da società pubbliche che erano in attivo quando sono state privatizzate. L'esperienza con i privati dal Ponte di Genova fino all'Abruzzo si è rivelata una truffa ai danni dei cittadini. I consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle hanno esposto le loro 5 domande al presidente della Regione Marsilio riguardo la gestione dell'emergenza sanitaria, economica e sociale ad un anno dallo scoppio della pandemia. Sentiamo.
Sulla gestione dell'emergenza Covid nella nostra regione, il Movimento 5 Stelle pone 5 domande al Presidente Marsiglio, partendo proprio dall'emergenza sanitaria, ma parlando anche poi di sociale ed economia. Perché queste 5 domande? Perché l'Abruzzo è in profondo rosso, e cioè è la regione che di fatto, a parte qualche piccola interruzione, è in zona rossa da novembre ad oggi, per cui evidentemente qualcosa non funziona nella gestione della pandemia regionale. Il Presidente Marsiglio si adopera per attribuire le colpe al governo nazionale, ma se regioni a noi limitrofe, penso al Lazio, non hanno passato un giorno in zona rossa e l'Abruzzo invece, nonostante gli screening di massa, è in zona rossa di fatto da novembre, evidentemente qualcosa non sta funzionando. Cosa in particolare non vi convince, non vi ha convinto in questa gestione dell'emergenza? Sì, intanto appunto gli screening di massa, e cioè vengono effettuati screening di massa con i test rapidi, non con i test molecolari, test rapidi che sappiamo dare molti falsi positivi, ma soprattutto molti falsi negativi. Non si sta facendo una campagna di informazione per dire alle persone che si sottopongono al test e che sono negative che quel dato potrebbe essere anche sbagliato, che potrebbero essere asintomatici positivi, e questo ci fa pensare, visto che comunque le persone continuano ad ammalarsi, i contagi crescono, le terapie intensive sono sempre più sature, che evidentemente non è stata fatta questa campagna. Oltre a questo c'è la parte economica della gestione Covid, e cioè i 60 milioni di euro che Regione Abruzzo ha ottenuto dal governo nazionale per implementare le infrastrutture e per l'assunzione di personale, dove sono finiti? Visto che le infrastrutture non sono state migliorate e che gli ospedali sono sempre al collasso, soprattutto le terapie intensive. Altra domanda, è passato quasi un anno dall'approvazione del Cura Abruzzo 1, 46.000 imprese hanno fatto richiesta di questo contributo regionale, soltanto 11.000 hanno ottenuto il pagamento. Quando intenderà il Presidente Marsiglio pagare queste imprese? Come? Da ultimo, quando pubblicherà un calendario delle vaccinazioni? E questa mattina sempre a Pescara c'è stata una protesta da parte delle aziende che ruotano attorno al settore dei matrimoni e dei grandi eventi, chiedono ristori perché sono ormai fermi da un anno e con la prospettiva di rimanere fermi ancora. Vediamo. Manifestazione questa mattina in Piazza della Rinascita a Pescara dei titolari e dei lavoratori delle imprese che operano intorno al mondo del wedding per chiedere risposte immediate al governo e alle istituzioni a sostegno di un comparto particolarmente colpito dall'emergenza Covid. La manifestazione pescarese, denominata Insieme per il Wedding, è stata organizzata da Marina Franceschini, presidente dell'Associazione Atelier Sposi e Cerimonie, aderente a Confcommercio Pescara, e si è tenuta in contemporanea in tantissimi altre piazze sul territorio nazionale per denunciare la pesante sofferenza del settore. Esattamente, ci siamo uniti noi del comparto wedding. Dalla mia idea è stata subito sposata da Stefania Vismara di Udine, e così naturalmente ci siamo uniti in tutta Italia. Oggi siamo 14 piazze dove rappresentiamo il comparto wedding nella maniera più grande, e torneremo in piazza il 26 di marzo per chiedere attenzione, per chiedere aiuto e per chiedere in modo particolare una data certa sulle riaperture, seguendo dei protocolli anti-Covid ben specifici. Siamo un comparto che fa 25 miliardi di fatturato annuo, che dà lavoro a 1 milione di lavoratori stagionali e regolarmente assunti, che ha affrontato una stagione ferma, abbiamo lavorato al 10%, quindi abbiamo una perdita ingente, e stiamo affrontando la stessa perdita per il prossimo anno, in quanto le cerimonie 2020 sono state spostate al 2021, che attualmente sono ferme, quindi ci stiamo proiettando a un successivo fermo, e quindi stiamo andando incontro al secondo anno di fermo. Cambiamo argomento adesso. La compagnia teatrale Gli Sbandati di Teramo festeggia i 700 anni dalla morte di Dante Alighieri con uno spettacolo online. Gli attori reciteranno in diretta streaming il 23° canto del Paradiso. L'appuntamento è per mercoledì 3 marzo alle ore 18:30. I dettagli nel servizio.
In occasione dei 700 anni della morte di Dante Alighieri e delle onoranze che sono tributate al sommo poeta in tutta Italia, la compagnia teatrale Gli Sbandati di Teramo propone una lezione spettacolo sul canto 23° del Paradiso. Si tratta di un'operazione del tutto innovativa, poiché, data la chiusura dei teatri, lo spettacolo sarà fruibile online e chiunque potrà goderne direttamente a casa. In diretta streaming reciteranno gli attori Viviana Casadio, Marina De Carolis e Renato Piscella. L'interpretazione sarà preceduta da una lezione sul canto tenuta dalla regista Asteria Casadio. La regia tecnica sarà curata da Remo Leonzi. Un'operazione questa proposta dalla compagnia che vuole essere non solo un omaggio a Dante, simbolo della nostra più bella letteratura e dell'Italia, ma offrire anche in un difficilissimo momento per le arti e per il paese attimi di riflessione e di meraviglia attraverso le parole e la bellezza del canto 23°. L'appuntamento è dunque per mercoledì 3 marzo alle ore 18:30. Il pubblico interessato potrà prenotare il proprio accesso allo spettacolo scrivendo sulla pagina Facebook della compagnia teatrale Gli Sbandati. Siamo arrivati al calcio di Serie B. Per la gara di domani alle ore 14 contro il Lecce, il tecnico del Pescara Grassadonia non recupera Setere Sorensen e perde nella rifinitura di questa mattina Tabanelli. Problemi anche per Bocchetti, che si è fermato ieri e per il quale si deciderà domani. Difficile il suo recupero. Pronto Gut per la sua sostituzione. Grassadonia però non dispera e si aspetta una prova coraggiosa da parte della squadra. Direzione di gara affidata a Robilotta di Sala Consilina. Il servizio di Andrea Costantini. Domani il Pescara affronta una corazzata del campionato, il Lecce, ma l'input che lancia il tecnico biancazzurro Gianluca Grassadonia, complice anche la brutta classifica, è chiaro. Bisogna usare di più, essere propositivi, perché urge la vittoria. Su questo atteggiamento più offensivo si è lavorato in questi giorni. Abbiamo avuto una settimana in più di tempo per lavorare, per cercare di dare dei concetti diversi, di lavorare su quello che avevamo fatto in questi 4 giorni prima di Frosinone. E quindi cercheremo di mettere in campo una formazione che possa avere prima di tutto equilibrio e poi che possa cercare di fare qualcosina di più per quanto riguarda la fase di possesso palla. Ma sta cercando di lavorare con grande serenità su tutto, insomma, perché bisogna toccare tutti i tasti, prima di tutto quello della testa, dell'autostima, della consapevolezza, perché questa è una squadra che ha qualità, che ha dei giocatori che assolutamente devono e possono tirar fuori il Pescara da questa situazione attraverso il lavoro quotidiano duro, perché lavoriamo tanto, e cercare di entrare nella mentalità di giocarsi le partite. Gli infortuni continuano ad oberare il gruppo. Tabanelli si è fermato oggi per un problema muscolare ed è out. Bocchetti si è fermato ieri ed è praticamente fuori. Non recuperano Setter, Sorensen, Rigoni e Riccardi. Grassadonia prosegue con il 3-5-2 con alcune novità rispetto alla partita di Frosinone. In attacco si avvicina il debutto di Niccolò Giannetti, che scalpita dopo una buona settimana di lavoro e può strappare una maglia da titolare a Odgaard, il centravanti danese che finora non ha mai trovato la via del gol in 6 presenze biancazzurre, mentre Giannetti l'ultima rete l'ha segnata nel dicembre 2019. L'altro attaccante sarà Galano, l'uomo dal quale Grassadonia si aspetta il salto di qualità per superare l'anemia offensiva. A centrocampo Maestro ha scalato posizioni ed è in vantaggio su Macin. Con lui Busellato, confermato in regia, e De Sena. Bellanova a destra, Nzita in vantaggio su Masciangelo a sinistra. Trio di difesa composto da Gut, Drudi e Scognamiglio, a meno di un improbabile recupero di Bocchetti. Nel caso gli farebbe spazio Gut. Partirà dalla panchina Memushai, per il quale Grassadonia pensa ad un ruolo in regia nelle prossime partite, appena avrà riguadagnato una migliore condizione. Le aspettative di Grassadonia. Io sono convinto che la Serie B è un campionato, come dico sempre, che non finisce mai. Domani dobbiamo trovare la prestazione, bisogna che la squadra faccia una gran partita da un punto di vista caratteriale, che è quello che avevo chiesto a Frosinone, ho visto, e poi bisogna alzare i giri quando siamo in fase di possesso palla. Oggi, questa settimana, abbiamo lavorato tanto su quello che era un'alternativa a quello che abbiamo fatto a Frosinone, e vediamo domani, insomma, come prepararci a questa gara. Abbiamo ancora una giornata di tempo. Bisogna tenere bene in mente quella che è la posizione di classifica, quello che bisogna fare per uscire da questa posizione di classifica. Ci sono tutti i presupposti per far sì che questo succeda ed è chiaro che bisogna avere degli atteggiamenti giusti.
8 le assenze nel Lecce, spiccano quelle di Ajapong, Calderoni, Nikolov e Pisacane. Il tecnico Corini ha però recuperato Taxidis, Henderson e Rodriguez nel 4-3-1-2. Davanti al portiere Gabriel agiranno Maggio, Lucioni, Meccariello e Gallo. In mediana Bjorkengren, Taxidis e Hjulmand. Rodriguez dovrebbe affiancare Koda. Ballottaggio Henderson, Mancosu come trequartista. Cambia poco perché sono due giocatori di qualità e magari uno è più dinamico dell'altro, l'altro è tecnicamente, voglio dire, ha qualcosa in più. Stiamo parlando di giocatori comunque forti, stiamo parlando di una squadra che è stata costruita per vincere, quindi è una squadra che ha potenzialità, è stata fermata, voglio dire, soprattutto dal Covid, perché hanno perso il loro principale attore che è Corini, che è un valore aggiunto, e adesso ha ricominciato a camminare, a correre, quindi sarà una sfida importante per noi, importante per loro, ma grande fiducia dobbiamo avere nell'affrontare questa gara. E in tarda mattinata, dopo la rifinitura al Via del Mare, ha parlato anche il tecnico del Lecce, Eugenio Corini, che ha presentato così la partita. Allora, Marco è pienamente recuperato, ha già giocato lo spezzone di partita subentrando nella partita col Cosenza, ho già comunicato la formazione che partirà domani, se non ve la dico è solo per un discorso legato a non dare nessun tipo di vantaggio al Pescara. La riflessione che ho fatto in funzione dei giocatori disponibili, purtroppo siamo un pochino corti a centrocampo perché a parte Listoschi che sta curando la tendinite di cui siete a conoscenza, anche Nicola ha avuto questa faringite che non me l'ha reso disponibile, siamo un po' corti a centrocampo e di conseguenza ho fatto un po' di valutazioni in funzione della formazione che affronterà il Pescara, ma anche in funzione di quella che sarà la squadra che potrà affrontare l'Entella martedì. Abbiamo invertito il trend, ma voglio dire, abbiamo un'altra prova difficile contro una squadra forte, esperta come il Pescara, che ha cambiato allenatore nella partita precedente la nostra, andando a pareggiare a Frosinone. Sappiamo che il Frosinone è un'ottima squadra, sappiamo già che domani troveremo un avversario forte, perché se si va a scorrere la rosa del Pescara si vede le caratteristiche, le qualità che hanno i giocatori che compongono appunto la rosa. Dunque sappiamo già domani che è un'ulteriore prova per noi per mettere in campo i miglioramenti che abbiamo fatto intravedere nelle ultime partite e certificarli facendo un'altra grande prestazione e cercando di portare a casa un risultato importante anche dalla trasferta di Pescara. Adesso la Serie C con il Teramo al Tregrane in infermeria. Il tecnico Massimo Paci perde per problemi muscolari l'esterno K e il centrocampista Viero, che saranno indisponibili dunque per il match con la Paganese, assieme ai lungodegenti Lasic e Minelli e i due calciatori che si sono infortunati contro il Potenza, cioè Birligea e Di Matteo. Ci sarà invece uno degli ultimi arrivati, l'attaccante esterno Nigel Kiere-Mateng, italiano di origini nigeriane, che si è presentato e ha parlato delle sue aspettative e dei suoi trascorsi nelle giovanili del Milan. Se la velocità a guardarti in mezzo al campo c'è, adesso probabilmente servono i gol. Sì, esatto. Partendo già da mercoledì scorso che potevo insaccarla subito alla seconda presenza, solo che sono arrivato un po' sbilanciato, un po' pressato, quindi è finita fuori. Però comunque penso che ci sarà occasione ancora. Cosa ti aspetti, insomma, da questa esperienza? Allora, io vengo da un periodo abbastanza lungo di inattività, quindi cioè, ora sto lavorando per dare il meglio che Nigel può dare da qui fino alla fine della stagione, che sia entrare a partita in corso, che sia gli ultimi tre minuti, però comunque per come è possibile incidere il più possibile e essere a disposizione della squadra. Ti ha dato, se te l'ha dato, qualche consiglio tuo fratello Giovanni, che insomma la Serie C l'ha fatta, adesso è in Serie D? Lui sa, essendo mio fratello, sa le doti che ho, quindi e sa anche i miei, diciamo, difetti caratteriali, ovvero che al minimo errore magari abbasso la testa o robe simili, quindi mi ha detto: visto che non giochi da tanto, comincia
piano piano. Poi dopo, quando prendi fiducia, provi tutto quello che pensi. Però prima di tutto devi ritrovare la condizione e la fiducia soprattutto in te stesso. C'è qualche rimpianto nel tuo percorso in maglia rossonera? Avresti, non lo so, sognato qualcosa di diverso? Rimpianto no. Arrivato poi in primavera era diventato, tra virgolette, il momento di diventare un po' più protagonista. Quindi poi sono andato via sia per scelta mia che anche perché il progetto non era adatto per me. E proseguiamo andando a vedere il weekend di calcio a 5 e pallavolo. Partiamo dal futsal in A, testa coda domani alle 16 fra Genova e Acque Sapone Unigros, ma i match clou sono 3 alle 18, lo scontro salvezza al Pala Rigopiano fra la Color Max Pescara e l'Aniene, mentre in campo femminile domenica in A la vice capolista Montesilvano alle 16 ospiterà l'imbattuta leader Falconara. In A2 infine la capolista Francavilla giocherà a Rimini dove affronterà l'inseguitrice Virtus Romagna. Per quanto invece riguarda la pallavolo, in A2 la Sie Cortona anticiperà domani alle 18 la gara col Brescia per preservare la quinta piazza e insidiare la quarta. In A3 cercherà un pronto riscatto l'Abba Pineto che riceverà domenica alle 17 il Palmi. Non si giocherà in B, fatta eccezione per il Pescara 3, ospite domani del Fermo. Termina qui questa edizione del TG6 che si aggiorna alle ore 19. Io vi ringrazio per averci seguito. Vi ricordo che se volete on demand ci sono i nostri servizi sul canale YouTube dell'emittente, sul sito tv6.it e sui nostri social. Da parte mia l'augurio di una buona giornata.